Giovedì 11 giugno ci troviamo a Roma, alla Casa dell'Architettura, per un workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editori in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma. Si parla di design applicato al mondo del benessere e dell'igiene. Parleremo anche di progettazione arredo bagno, di spa e di wellness. Abbiamo ascoltato tanti specialisti del settore, tante aziende presenti, allora andiamo a vedere questo servizio che abbiamo realizzato. Voi di cosa vi occupate innanzitutto? La produzione di apparecchi sanitari ed igienici, quindi il bagno. Per dirla in parole povere. La produzione dell'Atria, parliamo dell'Atria appunto, è totalmente italiana e si promuove con una produzione ad alta tecnologia. I nostri impianti sono tra i più moderni d'Europa e con un alto design, quindi l'ausilio di architetti e studi di architettura che appunto studiano nuove forme e nuovi sistemi di utilizzo all'interno dei nostri servizi, all'interno delle nostre case. Made in Italy debba essere tutelato quando è realmente un'innovazione, cioè diciamo che oggi la globalizzazione, il mercato è sempre più ampio. Ci dobbiamo confrontare con realtà sia da un punto di vista produttivo che progettuale, molto avanzate, molto competitive. Quindi è giusto che Made in Italy venga protetto, ma deve esserlo nel momento in cui appunto investe e promuove e produce innovazione, design in grado di essere appunto protetto e tutelato.